Ruba dice: ma che allora organizziamo una bella festa danzante? E quando? Come quando? La organizziamo domenica 2 giugno alle 2, ore 14. Capirai, una bella festa danzante con quella Callara. Ah, è una mano santa, e due Cormagnà sul groppone. Ma che fai? Non fai una festa danzante? Sì, e dove? Disse io. Lui disse: come in dove? Per una donna del genere ci vuole un luogo fantastico, un luogo misterioso, un luogo moderno, al garage tuo. Io dissi: ma non c'è l'or garage. Allora lui disse: chiediamo a tuo padre. Andammo da mio padre, esponemmo il problema. Mio padre disse: oh, famo il garage, che c'è vo'? Se mettiamo con tuo zio domani mattina, ci facciamo aiutare anche dai vigili urbani. Detto fatto, alle 6 di mattina il garage era già gettato, 741 metri di garage coperto. Ma tu ti rendi conto? 741 metri. Abusivissimo, senza fare nessuna domanda, senza fare la dia, ma che te dia te do niente, cotto e magnato. Mettemmo la bandiera sul tetto, cantammo pure l'inno nazionale, così come ci veniva. Fratelli, gettamo le vignette, mettemo il cemento, impastamo, piripi e parapà. Oh, 741 metri coperti. Io dissi: papà, è troppo. Mio padre dice: quale troppo? In abusivismo non è mai troppo, ricordate, figlio. Adesso questo è il garage, poi leviamo il garage e mettiamo le case, poi leviamo le case e mettiamo gli alberghi, poi leviamo gli alberghi, compriamo Vicolo Corto, Corso Magellano, le quattro stazioni, andiamo in galera senza passare dal via e tutti ci danno 1.000 lire. Così fu l'esperienza di un genitore. Fantastico garage, 5.741 metri quadri coperti, mamma mia. Poi mettemmo le luci perché noi non l'avevamo. Fortuna volle che mio fratello, che lavorava all'ospedale di Ostia, rubò dalla sala operatoria tutte le luci. Tanto loro lo sapevano, potevano fare anche al buio, lì sono talmente pratici, alla San Frasò andavano così, e li mettemmo al garage, però era troppa luce dentro il garage, troppa luce, lì serviva un po' di intimità, magari ci scappava una pomiciata. Allora mettemmo dei filtri a queste luci, delle gelatine blu, che facevano tutto blu, era fantastico, facevano tutto blu, capelli blu, faccia blu, occhi blu, denti gialli e la peluria in faccia, non piaceva molto. Poi c'era la stroboscopica, fantastica, sai la stroboscopica? La luce alternata, quella accende e spegne, accende e spegne, solo che noi non ce l'avevamo, costava troppo. Allora mettemmo nonna col morbo di Parkinson all'interruttore, col morbo di Parkinson, mettemmo: non mi sento tanto bene, nonna, mettiti qua, mi fanno le gambe. Allora la legammo col fil di ferro proprio attaccata all'altezza dell'interruttore, accende e spegne. Oh, a tempo di musica era fantastica. Ah, dice: ma la roba da mangiare non la mettiamo, che fai? Alle 2 dopo magnato una cosetta non te la vuoi fare? Come una bella palanca di 4 metri con tante cose da mangiare. Per esempio, c'erano su questa palanca c'erano i panini all'olio col salame Milano che faceva la mamma del Secco, la signora Secco. Diceva: io faccio i panini all'olio col salame Milano, che io poi non sapevo che a Milano ci fosse il salame, io pensavo che era una città della moda, la città del panettone. Poi c'era, dice che c'è proprio il salame Milano, che io non ho mai visto, non ho mai visto una modella che andava col salame a tracolla alla sfilata, comunque non si può mai sapere. Insomma, e mettiamo il salame Milano, solo che il salame Milano era costoso e la mamma del Secco era un po' di braccia tiratelle, per cui lei il salame se lo faceva tagliare fino fino dal pizzicarolo. Il pizzicarolo faceva: senta signore, va bene così fino? E lei faceva, prendeva la fetta, quando lo vedeva attraverso, diceva: sì, così, va, così fino va bene. Prendeva la fetta, la struciava sul panino all'olio, non ce la poteva lasciare, sennò quanto salame ci voleva. La struciava, quando il panino sapeva di salame, andava avanti. E con una fetta di salame poteva fare anche 20-30 kg di panini all'olio. Chiaramente il panino all'olio è senza salame un po' inchiomma, diciamo, no? Si ricompone qui e è pericoloso, cioè se può morire. Tant'è vero, noi abbiamo perso Alfredo, che ci ha avuto un attimo di languore, si è avvicinato al tavolo, ha mandato giù, tutti a dire: Alfredo, Alfredo, no, no, lui batteva i piedi, l'abbiamo perso, trauma cranico con un panino all'olio. Noi credevamo scherzassimo, se stava a strozzare, l'abbiamo preso per i capelli, solo che c'era il parrucchino, per cui è cascato un'altra volta.
colpo fatale, è morto davanti a noi, poi i genitori volevano il corpo, dice dateci il corpo e così possiamo piangere a casa. No, io ho detto Alfredo voleva stare con noi, sotterriamolo qua. Siccome puzzava l'abbiamo messo sotto una bella gettata di cemento all'entrata proprio della festa, così poteva vedere tutti, poi siccome lui era un guardone da sotto poteva guardare molto bene. Comunque lasciamo fare, come si dice, the party must go on, quindi andammo avanti. E poi siccome quello che non strozza ingrassa, chiaramente non c'era solo il panino all'olio, c'erano anche i tramezzini che faceva la signora Cacarinto, la mamma di Cacarinto, la quale generosa perché del sud, disse io simboliti, era del sud, dice simboliti un cefazzo e tramezzini, era del sud, generosissimo, simboliti un cefazzo e tramezzini che non ci piacciono tutta pare pare, era del sud. Noi pensavamo fosse della Somalia per quanto fosse del sud, dice no, un poco prima. Comunque lei preparò questi tramezzini, che poi i tramezzini lei li poteva preparare perché aveva proprio il pane adatto, sì, il pan carré, perché il dottore aveva proprio obbligato la famiglia a comprare il pan carré perché la nonna poteva mangiare solo il pan carré perché aveva due denti, solo che la nonna i denti ce l'aveva soli davanti, per cui il pane lo obliterava e mucava la parte centrale, per cui poi non ci potevi mettere più niente dentro. Allora il dottore gli ha detto, ah, dategli le croste laterali, un po' di qua e un po' di qua, sono sempre carboidrati. E lei rimaneva la parte centrale, che era la parte più adatta, diciamo, al tramezzino. E quindi lei poi ci metteva tutte le cose dei tramezzini. Quindi, diciamo, ci spalmava un po' di maionese, un po' di ketchup, poteva gli usteri, i crauti, le polpette, lasagne, cannelloni, il timballo di melanzane, fettuccine a pecoreccia, fagioli piegotiche, fagioli all'uccelletto, trippa, coda a vaccinara, polpette. Sbrinava il frigorifero e lo metteva dentro al tramezzino, poi lo tagliava in quattro, venivano un po' piccoli ma molto alti. Diciamo che l'unico inconveniente è che la signora Cacarito non metteva sopra questi tramezzini era il panno umido, ci va il panno umido sul tramezzino, perché il tramezzino, essendo di pan carré, e subisce un po' il calore della stroboscopica, per cui dopo un po' il pane si secca e si imbarca. Quindi usciva proprio Erwuster, che scoperto, ormai vergognoso, andava, ma tu la mica caldo, fa troppa calda, andiamo via a un'altra festa, non ci voglio assare. E quindi era un po' vergognoso, però diciamo si tirava avanti, anche perché non c'era solo il tramezzino, c'erano anche i rustici, che avere tanti, il rustico è la morte, il rustico di pasta sfoglia, solo che lì non lo puoi fare a casa, il rustico non lo puoi fare a casa, devi fare proprio, devi prendere un professionista, devi andare da Rusticarolo, il quale avendo un negozio, fa così, perché c'è la lice morta dentro, e non è facile, per mettercela non è facile, perché pasta sfoglia, che quello si mette la pasta sfoglia nel dito, il Rusticarolo, va a mare, lo sporge la mano fuori dalla barca, la lice, c'è zuppa dentro, e c'è more e tu te la mangi. Infatti il tramezzino, il rustico non lo mangia nessuno, perché rimane alle feste, rimane, tu vedi lì sul tavolo c'è un vassoio, ti giri per salutare, ce ne so due, come mai? Perché la gente l'ha portato i rustici da altre feste, dice mettiamolo qua sennò fa finire che si mandiamo giù, il rustico ha questo destino. Poi le olive verdi, sono quelle grosse, quelle verdi con le bandierine della Svezia, la bandierina della Norvegia, la bandierina della Svizzera, non ho mai visto bandierine, che ne so, del Messico, del Brasile, se non vanno le bandierine su olive là, comunque Magno, sì, quanto sono buoni, ma sono noi, una dietro l'altra, magno, sono un po' legnosi, ma levata la bandierina, ma perché hanno levata la bandierina? E te c'è dal gargarozzo, non so. E poi il dolce, perché Capellone dice io porto il dolce, tu pensavo creme brûlée, che ne so, tiramisù, crema chantilly, porto i wafer, e che è un dolce? E c'è lo zucchero, in effetti c'era lo zucchero, però il wafer non lo mangiava nessuno, non perché non fosse buono, non si apriva il pacchetto, perché il signor wafer, alto adesino, capoccione, perché è del nord, non ha mai preso nessun diciamo, consiglio. Uno dice, ma mettici un automatico alla custodia, mettici un lampo, un velcro, fai col telecomando che si apre da solo. Invece no, lui carta d'alluminio, anzi solo alluminio, compattato, saldato a stagno, per cui ci vogliono due persone per aprire il pacchetto, reggi fuori, reggi su, reggi fuori, reggi, qui c'ho... Qua, ecco qua, qui si apre, c'è un cacciavite, un piede di porco, c'è una fiamma ossidrica,
non c'è qualcosa, non c'è niente, vuol dire, raggi forte, raggi qua, ecco qua, aia, alza, il primo lembo, alzavi, poi spianavi perché se no non scorriva ad uscire il wafer, alzi l'altro lembo, poi il lembino, l'altro lembino, però il biscotto si allontana, quindi alla cieca vai lì, lo trovi, stringi sbagliato perché il wafer si sfragna e tiri fuori tanto il biscotto quanto è il perimetro del dito e non è buono. Allora ci vai leggero, sbagliato, perché se ci vai leggero il wafer si sfoglia, si levano solo i lati di wafer e il lato di wafer, siccome non è scrocchiarello, purtroppo subisce un po' l'umidità. E con la lingua a paletta cerchi di arrotolarlo per mandarlo giù. Quindi